Buongiorno, oggi è lunedì 19 settembre, io mi sono appena svegliata e sono in quella fase della mattina in cui uno è catatonico e non ha capito bene dove si trova, se sta bene, se è tutto ok, eccetera. Quindi sono un po' confusa, diciamo. Oggi ho deciso di vloggare perché era una settimana esatta che non lo facevo e un po' mi mancava e un po' voi mi pressavate per farlo, per cui ho detto vabbè. Oggi facciamolo, insomma, anche perché avevo un pochino di cose da raccontarvi e ci tenevo quindi a farlo. E quindi oggi vi racconterò un pochino di cose e ve ne farò vedere altrettante. Comunque adesso, come al solito, per prima cosa, prima di iniziare con le spiegazioni, eccetera, io devo andare a fare colazione perché ho fame e ho bisogno proprio necessariamente di un caffè. Chiedo perdono per il fatto che sto indossando questa maglietta pigiamosa, ma non so per quale motivo. Ditemi se anche voi nelle città in cui siete, nei paesi in cui siete, c'è questo tempo. Qui a Roma fa caldo da maniche corte, ma non abbastanza da stare a maniche corte di un maniche corte leggero. Cioè, questa maglietta che vedete qui è a maniche corte, ma è felpata dentro. E con questa maglietta sto benissimo, solo che è una maglietta del pigiama. Non ne ho altre felpate a maniche corte, per cui è l'unica che in questo momento mi posso permettere. Quindi perdonate se vedete del pigiamoso, ma questo è. Allora, sicuramente dal mio gesticolare vi sarete accorti di ciò. E quindi volevo raccontarvi un po' com'è andata, visto che me l'avete chiesto ovunque sui social. Quindi vi ringrazio tantissimo per la preoccupazione che avete mostrato e per le parole carine che mi avete scritto. Quindi, grazie. Allora, come direbbe mia madre, prima o poi doveva succedere, anzi, l'ha proprio detto, e in effetti è così. Che cosa è successo? Venerdì sera, erano circa le 9 di sera, io stavo cercando dei documenti che mi servivano abbastanza urgentemente, non li stavo trovando, e mia madre, come penso tutte le madri del mondo, per fare ancora più in fretta, anche se non ci correva dietro assolutamente nessuno, si è messa anche lei a cercarli nello stesso punto in cui li cercavo io. Per cui, facendo di corsa e annaspando tra le varie carte che trovavamo davanti, a un certo punto, per sbaglio, ma era inevitabile che succedesse, mia madre mi ha dato una botta. E l'unghia dell'indice mi si è piegata, cioè considerate che la punta dell'unghia è arrivata a toccarmi la pelle qua del dito. Non potete nemmeno immaginare il dolore che ho provato, il sangue che mi è uscito e le lacrime che mi sono uscite dagli occhi. Guardate, una scena atroce di un film dell'orrore. Sembrava una cosa tipo di Dario Argento, tipo spruzzi ovunque, una cosa terribile che mi viene tipo troppo da ridere. Mi sembrava una cosa tipo trash alla Scream Queens. Comunque, vabbè. E la cosa più sfigata di tutta questa storia è che questa cosa mi è successa venerdì sera e io sabato mattina alle 10 avevo l'appuntamento per rifarmi le unghie, quindi per 12 ore ho mancato, diciamo, l'appuntamento, ecco, cioè se avessi resistito altre 12 ore, niente sarebbe tutto ciò sarebbe successo. Chiaramente adesso sto bene, il dito comunque è ancora fasciato perché l'unghia chiaramente mi fa male. Tuttavia vedete che le mie unghie sono cambiate perché io comunque le sono andata a rifare. Vi spiego semplicemente perché. Perché le unghie ormai erano molto lunghe in quanto io le tengo sempre un mese e mezzo e dopo un mese e mezzo che le avete fatte vi assicuro che sono praticamente artigli di lupo e erano decisamente troppo lunghe, per cui per paura che mi si rompessero anche le altre nell'attesa che guarisse l'indice ho detto meglio che le rifaccio. Poi, infatti, le ho rifatte, ora ve le faccio vedere bene da vicino. Dopodiché, quando questo indice sarà guarito, quindi non mi farà più assolutamente male l'unghia, andrò a rifare anche questa, perché io per adesso, come potete vedere, queste unghie sono su rosa e l'unghia all'interno della fasciatura è celeste perché è del vecchio gel. Per cui, vabbè, appena non mi farà più male, ma già adesso comunque mi fa molto meno male. Andrò a rifare, comunque sotto c'è ancora del sangue pisto, una cosa, ragazzi, schifosa. Ora comunque vi faccio vedere le unghie bene da vicino. Allora, queste sono le unghie che ho deciso di fare questa volta. Innanzitutto le ho accorciate veramente tantissimo perché mi era presa la strizza che succedesse di nuovo quanto è successo lo scorso venerdì. Comunque, il colore principale è questo qui, che voi vedete abbastanza spento, non so per quale motivo, però vi assicuro che dal vivo è molto molto più acceso, quasi fluo. Poi c'è questo oro spettacolare, veramente spettacolare, e infine il bianco che è il punto luce delle unghie, mi piacciono moltissimo, guardate che belle. E chiaramente dall'altra parte sono identiche, ovviamente, solo che l'indice è ridotto in questo modo, poverino, vedete il sangue qui sotto.
Vi assicuro, io vi chiedo di fare un esperimento, provatevi a ingessare, tra virgolette, anche col semplice scotch, il dito indice della mano destra, se scrivete con la destra, altrimenti se siete mancine, l'indice della mano sinistra, e provate a viverci anche solo mezz'ora. È una cosa allucinante, ragazzi, io non mi capacitavo di quanto fosse importante l'indice della mano destra, cioè con l'indice della mano destra o comunque della mano con cui scrivete facciamo tutto, mandiamo i messaggi, reggiamo il telefono, io spingo la macchinetta, voi non avete idea di quanto abbia paura infatti a utilizzarla visto che sono fuori gioco con questo dito, accendiamo la luce, scriviamo, facciamo forza sulla penna per scrivere, è una cosa allucinante, praticamente io faccio tutto con questo dito e adesso non lo posso utilizzare, per cui anche per, semplicemente per prendere in mano non lo so, una patatina o una cosa da mangiare, lo devo fare con queste due dita adesso invece che con queste. Ve lo giuro, è una cosa sciocchissima perché alla fine mi si è solo rotta un'unghia. Perché meno male che a fine settimana, in teoria adesso sta passando, ma già rispetto a venerdì è niente in confronto a quello che sento oggi. Cioè è veramente migliorato tantissimo e spero tra sabato e martedì prossimo, perché lunedì il posto dove vado a fare le unghie è chiuso, di potermela rifare, perché così vi assicuro, oltre ad essere altamente antiestetico, è veramente scomodo. Mi sono messa il più possibile vicino alla finestra per farvi vedere meglio, perché attualmente si è annuvolato tutto purtroppo e quindi non si vedeva niente in camera. Infatti, come potete vedere, laggiù è praticamente buio. Allora, questo è il trucco che ho fatto, perché non ve l'ho detto, ma tra poco devo uscire comunque. Qui sembro più marrone del solito, ma vi assicuro che non è così tanto forte nella realtà, e ho fatto un trucco molto molto semplice, infatti senza eyeliner, non ho ancora messo niente sulle labbra perché devo pranzare, quindi è inutile, lo metto dopo, e adesso vi faccio anche vedere l'outfit, comunque che cosa devo fare oggi. Allora, verso le 3 più o meno devo uscire perché devo andare a fare una commissione, di cui non vi dico niente perché è una cosa privata, e poi devo andare a fare una cosa ancora più importante, ovvero devo andare a comprare il regalo per Flavia, la mia migliore amica, perché mercoledì dopodomani è il suo compleanno e ho già in mente che cosa, chiaramente non lo dico perché so che lei vedrà il vlog, quindi meglio stare zitta, e magari ve la farò poi vedere attraverso una foto su Snapchat, quindi mi raccomando seguitemi e vi lascio i link qui sotto, che impressione che faccio, tutti i link qua sotto. Adesso comunque vi faccio vedere l'outfit, e sono vestita in maniera molto da brava ragazza, non so come dire, una cosa un po' seriosa, ora vi faccio vedere. Allora, adesso ho legato i capelli qui dietro con un fermaglietto perché mi urtano davanti e comunque dopo li slego completamente. Ho deciso di mettere questa maglietta qui, che è di mia mamma, gliel'ho fregata dall'armadio, che è carinissima, è di un color fango indefinito, ma che mi piace molto e penso mi stia bene, insomma, stia bene con il mio fisico. E sotto dei normalissimi jeans, questa è l'etichetta, dei normalissimi jeans, che in realtà penso che cozzi un pochino il colore, però sto talmente comoda con questi jeans e talmente comoda con questa maglietta che ho deciso che stanno bene insieme. Ditemi voi se secondo voi è un accostamento da cani o può andare. Secondo me può andare. Cioè, ci potrebbe stare un pantalone meglio, ma vabbè. E il trucco appunto ve l'ho già fatto vedere, mi piace moltissimo. E dopo sono indecisa su quale rossetto andare a mettere. E penso che ripiegherò su questa roba, che cos'è? No, questa è Rudolph. Penso di andare a utilizzare dopo Milf di Mulac, che penso ci stia da Dio. Questo è il piatto del giorno e cosa mangerò a pranzo, ovvero la pasta di ieri che ho appena riscaldato con la panna e io l'ho affogata nel parmigiano perché io mangio tutto col parmigiano. Quindi buon appetito! Ho messo Milf sulle labbra, infatti sono pronta per uscire e tra 20 minuti esco. Prima però volevo parlarvi e chiedervi cosa pensate di questo primo episodio della stagione sesta di American Horror Story. Non so in quanti di voi lo seguono, spero che avrete già visto la prima puntata perché adesso ho intenzione e farò qualche spoiler. Per cui se non avete ancora vista, o mettete in pausa questo video, vedete la puntata e poi finite questo video, oppure se non avete la possibilità di vederla in questo momento, vi consiglio di mandare avanti il video tipo tra 2-3 minuti con l'anteprima che è disponibile su YouTube e poi riprendete in modo tale che appunto non vi spoilerò niente. Allora, che cosa dire? Allora, a me questa puntata, devo essere onesta, vi dico subito qual è il mio giudizio, a me non è piaciuta. Innanzitutto la pecca della sigla, però io sono dell'idea, nonostante molti siano lamentati, del tipo, ma dove ce l'hanno messa? Oddio, non metteranno più la sigla. Io penso che sia una tattica. Nel senso che siccome negli ultimi anni la critica più mossa ad American Horror Story era che partiva con il botto e poi faceva schifo piano piano, secondo me con questa stagione sarà un po' la rinascita di questa
di questa serie e quindi hanno intenzione di fare il contrario, cioè di partire un po' fiacchi e magari spararsi il meglio della serie verso la fine o comunque da metà in poi. O questa perlomeno è la mia opinione, la giustificazione che do al fatto che la prima puntata sia stata secondo me una schifezza e al fatto che non ci sia stata la sigla. Che poi in realtà non è che la puntata mi abbia fatto proprio schifo, per carità. Innanzitutto ho amato Sarah Paulson come protagonista. Ci sono state tante cose che mi sono piaciute, ma tante altre che, boh, in primis, boh, il format. Purtroppo è una cosa mia, nel senso, è un gusto mio personale. A me questi programmi alla MTV, non so se conoscete questi format, ma su MTV a qualsiasi ora del giorno o della notte, quindi canale 8 del digitale terrestre, trasmettono questi talk show americani in cui ci sono le persone vere, che in realtà sono attori, che raccontano una storia, generalmente è sempre una storia di omicidio. E poi ci sono degli altri attori che, diciamo, reinterpretano la vicenda ed è tutto, diciamo, tutta una finta in realtà. Anche quelli che fanno finta di essere le persone reali sono appunto attori. E lo stesso è quello che hanno presentato in questa prima puntata di American Horror Story e a me non è piaciuto per niente. L'ho trovata una cosa noiosissima, anche perché trovo che sia poco adatto ad una serie o comunque a un genere horror. Thriller o giallo assolutamente sì, ma horror no, per il semplice fatto che spezza troppo la tensione. Per esempio, secondo me la serie, questa prima puntata perlomeno avrebbe avuto degli ottimi spunti per farmi sotto, però non c'è stata l'occasione perché spezzando in continuazione la narrazione, quindi scena dell'orrore, poi la tizia che raccontava che cos'era successo dopo, l'ha resa molto fiacca, anche perché poi secondo me il bello di American Horror Story è sempre che tu non sai chi crepa da un momento all'altro. Invece in questo caso, con questo tipo di format, lo sai che, insomma, chi c'è, chi sta raccontando la storia non può essere morto, quindi secondo me spezza tantissimo quella che è la bellezza invece del telefilm, quindi i colpi di scena continui. Quindi questa cosa non mi è piaciuta, però chiaramente io voglio sapere le vostre opinioni. Quindi per me la loro tattica è iniziamo fiacchi e poi risaliamo per far ricredere le persone su di noi. Secondo me è una tattica. Ditemi voi se la puntata vi è piaciuta. Qual è in realtà il tema? Perché in realtà il tema non è che si sappia ancora adesso bene. Sì, Roanoke, che a quanto ho capito l'ho letto, sì, l'ho letto, l'ho visto al video di Barbie Xanax, che è tipo una colonia che ha fatto una brutta fine. Boh, non lo so, sono curiosa tantissimo perché comunque sono stati molti elementi tipo il tizio con la testa di maiale che mi ha fatto veramente gelare il sangue. Però ecco, questo format spero che sia iniziato e finito con questa puntata, al massimo un'altra perché per me è noiosissimo, non lo sopporto. Ok, borsa e spalla. Occhiali messi e sono pronta per andare. Tornata a casa perché le due commissioni che avevo da fare, ovvero una privata e il regalo di Flavia, mi hanno preso tantissimo tempo, soprattutto la prima ho veramente buttato tutto il pomeriggio, cioè buttato, mi serviva, però ho comunque preso buona parte del pomeriggio e poi sono subito corsa per andare a fare regalo a Flavia perché volevo prenderla a tutti i costi oggi perché domani ho da fare e non potevo e l'ho preso, quindi Flavia, se stai guardando, puoi essere felice. Scusatemi se non ho ripreso tanto, ma non ho avuto modo perché sono corsa da una parte all'altra e nella zona in cui avrei potuto riprendere non era la zona adatta per tirare fuori una macchinetta costosa e tenerla così. Quindi ho preferito evitare tragedie. L'ultima cosa che vi chiedo, so che volete tantissimo il First Impressions, lo voglio fare anche io, ovvero con i prodotti NYX e la palette Too Faced, ma abbiate pazienza perché finché questo non starà meglio, proprio meglio, nel senso che starà bene, non riesco bene a truccarmi e non mi va di fare video così, onestamente. Quindi video in cui non faccio il trucco, ok, ma video in cui parlo di trucco non mi va, non li voglio tenere così. E quindi spero che abbiate un po' di pazienza, ecco. E niente, il vlog finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, che non vi abbia annoiato, ma vi abbia intrattenuto e tenuto compagnia come al solito. Mi raccomando, rispondete per American Horror Story, che sono molto molto curiosa. E noi ci vediamo alla prossima. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your